Dottoressa De Maria, lei è stata nominata garante della persona con disabilità, ma Messina com'è messa da questo punto di vista? È una città a misura di disabile? Purtroppo no, lo vediamo tutti, agli occhi di tutti, che ecco, Messina non è proprio dotata di tanti percorsi accessibili a persone con disabilità. Però come dico sempre, oltre alla barriera proprio fisica che bisogna abbattere, su cui c'è un lavoro lungo da fare, c'è anche la barriera culturale da abbattere, che forse è ancora più difficile. Ecco, cambiare l'immaginario della collettività sulla persona con disabilità, che è una risorsa per la collettività. Quale sarà il suo ruolo in quanto garante? Che progetti ha? Cosa ha in mente per Messina? Allora, indubbiamente attivare, diciamo, un percorso di inclusione per le persone con disabilità a 360 gradi. Noi in questo periodo comunque veniamo da un periodo di pandemia che ha prodotto grandi disagi nelle persone con disabilità. Io sono a contatto con tante famiglie con persone con disabilità fisica, anche cognitiva, intellettiva. È una delle prime azioni urgenti da fare, pensare a delle progettualità in cui questi ragazzi possano effettivamente fare delle attività all'aperto, o sport, o piuttosto che anche pet therapy. Io già sono in contatto con il centro di pet therapy dell'Università di Messina, che ha dato la propria disponibilità, quindi stiamo già lavorando a questo. Invece lei è anche l'ideatrice dell'app You Care. Come funziona brevemente? Allora, Yooker è un'app che consente alle persone con disabilità di trovare assistenza dove e quando serve. Ad esempio, oggi sono venuta con un operatore a Yooker, ecco, ho inserito la richiesta di assistenza sull'app, che è scaricabile attraverso tutti gli store, e ho inserito appunto questo servizio di assistenza qui al comune, indicando l'orario di arrivo, l'orario di fine servizio, e un operatore mi ha risposto e sono qui con lui.